Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lui, anzi più precisamente di lui. Sì ragazzi, è esattamente il cubo di Rubik, però come vedete è un cubo leggermente diverso. Uno, perché abbiamo 2x2 come quadrati nella stessa faccia, ma soprattutto perché è un cubo di Rubik Smart. Come tanti di voi sapranno, soprattutto chi ha circa la mia età e chi come me ha vissuto tra gli anni 80 e 90 sa cosa vuol dire avere lui. Questo ragazzi, quando io l'ho acquistato avevo 10 anni, o meglio quando me l'hanno regalato avevo 10 anni, ce l'ho tuttora, quindi a 40 anni di vita questo piccolo cubetto, ed è un prodotto comunque che tuttora rimane in commercio e tuttora si può acquistare. Però è arrivato lui, il GoCube, un cubo smart, tecnologicamente avanzato se vogliamo, che si addice pienamente ai giorni nostri. Lui, come vi ho detto, in questa versione è 2x2, però è disponibile anche nella classica versione 3x3 come numero di quadrati su una faccia del cubo, però a livello di funzioni rimane praticamente lo stesso che ho qua io in questo momento. Questo, essendo una versione 2x2, rimane per principianti, per bambini, per ragazzini, quindi è l'inizio e l'approccio a un prodotto che comunque rimane complesso nell'arrivare alle soluzioni. Almeno io parlo per me, sono sempre stato davvero molto negato nel riuscire a portarlo a termine, quindi questa versione 2x2 è quello che serve per iniziare. E poi, come vi ho detto, però il punto forte ovviamente di questo GoCube è il fatto che lui sia smart. Ma prima di approfondire cosa vuol dire la parola smart portata sul cubo di Rubik, iniziamo a vedere come è la confezione quando vi arriva, perché ragazzi è davvero tanta roba. Inizio col dirvi che questo prodotto è disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, sia per la versione come questa 2x2 che la versione classica 3x3. Ma adesso ragazzi iniziamo a vedere la confezione, che anche quella è davvero molto molto interessante. Allora, come vi ho detto, anche la confezione è molto ben curata e dettagliata e molto bella per essere appunto regalata. Si va ad aprire in questa maniera e vedete che bell'impatto visivo dal punto di vista estetico. Qua abbiamo subito il piccolo cubo che poi vedremo in seguito, e qua andiamo ad aprire e troviamo qua sotto i manuali di istruzioni con tutte le varie certificazioni, quello che è il quick start del GoCube. Qua sotto abbiamo un'altra scatola dove troviamo il sacchetto in vellutino per trasportare in sicurezza il cubo smart, perché comunque è un prodotto elettronico. E poi qua abbiamo il cavo di ricarica USB Type-C. Quindi avete visto che è bella anche la confezione, per come è curata, per come va ad aprirsi, è un bellissimo regalo sicuramente. Adesso andiamo a parlare di lui, quello che ovviamente è, diciamo, il prodotto di questo video, cioè il GoCube. Lui è un prodotto in plastica ovviamente e ha dalla sua i materiali veramente buoni. Qua vedete che dove non è colorato è trasparente, perché lui è in grado anche di illuminarsi. Qua in uno dei quadratini abbiamo la presa Type-C per la ricarica, e devo dire che i movimenti che questo cubo fa, sebbene ha, diciamo, all'interno una parte elettronica che tra poco vi spiegherò, è davvero morbido e piacevole nel girare e nel fare ruotare. Davvero davvero ottimo GoCube, secondo me ha fatto un prodotto a livello qualitativo che è davvero tanta tanta roba. Come vi ho detto, il link è qua sotto in descrizione per andare ad acquistare direttamente su Amazon questo prodotto della GoCube. Ma adesso vi spiegherò perché lui è un prodotto smart. Lui all'interno ha un modulo Bluetooth, quindi comunicherà col nostro telefono o col nostro tablet. Ovviamente per utilizzarlo dovremo installare la sua applicazione dedicata, che si chiama GoCube 2x2, che appunto è adatta per questa versione di GoCube, altrimenti c'è la versione 3x3 che è per il modello appunto 3x3. L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android, e per funzionare ovviamente, come vi ho detto, lo smartphone va collegato con il Bluetooth al cubo. Ma adesso andiamo a vedere appunto da vicino cos'è questa funzione smart che ha questo GoCube con la sua applicazione dedicata. Quindi prendiamo lo smartphone, andiamo a aprire l'applicazione, come vi ho detto, che si chiama GoCube 2x2,
e una volta aperta l'applicazione vedete che in automatico lei va a cercare il nostro GoCube. Ha trovato GoCube 2x2, qua possiamo anche andare a rinominare quello che è il nome del nostro cubo. Io ho lasciato ovviamente il nome dato di default. A questo punto vado a selezionare, vedete che l'applicazione si connette al GoCube, vedete che lui lampeggia e vuol dire che si è connesso all'applicazione. Una cosa che è importante ricordarsi è che lui comunica con l'applicazione e l'applicazione sa dove sono i colori in quel momento se noi utilizziamo sempre il GoCube con l'applicazione. Ma se dovessimo utilizzare il GoCube senza l'applicazione, quindi il telefono è spento o comunque non siamo connessi col Bluetooth al GoCube, ovviamente possiamo utilizzarlo lo stesso, perché lo scopo del GoCube è il classico scopo di riuscire a formare i colori giusti su ogni faccia del cubo. Però se poi dovessimo poi utilizzare l'applicazione, ovviamente lui non sa più a che punto siamo arrivati. Allora a quel punto dovremo andare ad insegnare all'applicazione come sono posizionati i colori al momento in cui vogliamo utilizzare il cubo. Mentre se utilizziamo sempre il cubo con l'applicazione, qualsiasi cosa noi facciamo, essendo lui in comunicazione, l'applicazione tiene sempre memorizzati i movimenti che andiamo a fare, quindi sa sempre a che punto siamo con i nostri colori sulle facce del cubo. Questo è importante, perché alla fine se uno dice no vabbè ma non mi sta aiutando, per forza non sa a che punto sei, l'applicazione non ti può aiutare. Ma perché l'applicazione ci aiuta? Perché l'applicazione è davvero molto interessante ed è qua che diventa lui un cubo smart. Allora vedete che qua sotto all'applicazione abbiamo varie voci, qua abbiamo la coppa che è dove ci sono i vari tempi di realizzazione del cubo, qua abbiamo un'altra opzione dove appunto ci sono le varie gare per andare a creare il cubo, e qua sotto abbiamo la parte più interessante di quello che è appunto la versione smart del GoCube, cioè è possibile sia cronometrarci, quindi lui partirà in automatico nel cronometrarci una volta che noi iniziamo a muovere il cubo, e allo stesso tempo c'è la possibilità di andare a risolvere quello che è appunto il cubo, cioè quando noi non riusciamo o appunto un bambino, un ragazzino non riesce, quindi a un certo punto si sta spazientendo perché non riesce a risolverlo, l'applicazione ci dà le indicazioni per andare a risolverlo. È davvero molto interessante. E poi abbiamo un'altra voce che è questa con scritto games, dove ci sono vari giochi dove il senso non è più combinare i colori ma seguire i movimenti che ci fa fare l'applicazione per andare a comporre anche dei brani musicali andando a muovere il cubo. Questi sono dei giochi diciamo appunto divertenti soprattutto per un bambino o un ragazzino. E poi abbiamo questa voce qua che è una sorta di accademia per andare ad imparare ad utilizzare il cubo. Cosa vuol dire? Che in questa accademia è possibile, facendo start, andare a diciamo fare un percorso, vedete, quindi andare a creare un percorso di insegnamento. Quindi partiremo dall'inizio, in cui c'è il libro che ci spiega diciamo andandoci a cliccare partono poi dei micro video dove ci spiega come utilizzare il cubo e qual è la logica di utilizzo del cubo per portarlo a termine dal punto di vista appunto dei colori sulle facce. Ma poi abbiamo anche appunto, vedete, una serie di percorsi che però sono bloccati perché prima di arrivare al diciamo alla fase successiva dovremo prima imparare a fare la prima cosa che ci viene insegnata, quindi potrebbe essere mettere due colori vicino o quattro colori adesso in base a quello che è appunto l'accademia, e appunto andando fino alla fine dell'accademia essere arrivati al punto di avere imparato a capire come muovere i quadratini per portare appunto i colori nella posizione che noi vogliamo. Il senso di questa accademia è questo ed è veramente molto interessante, soprattutto utile appunto per imparare, anche per un bambino che vuole imparare ad utilizzare in maniera logica questo cubo, cosa che io quando ero piccolo non ho avuto e sono diventato davvero matto più volte, probabilmente non so se ci sono neanche mai riuscito. L'unica pecca che ha questa applicazione è che è solo in lingua inglese, quindi non abbiamo l'italiano. È un peccato, perché sicuramente in italiano sarebbe stata molto più fruibile, soprattutto magari dai bambini che poi l'inglese non lo sanno ancora parlare perché lo stanno imparando adesso a scuola, quindi non riescono ancora a tradurre quello che è scritto. Sicuramente in italiano sarebbe stato un plus non da sottovalutare, però purtroppo è solo lingua inglese. Poi l'altra parte che volevo farvi vedere appunto è Solver. Cos'è Solver? La possibilità di andare a risolvere il cubo. Cosa vuol dire? Allora, quindi io esco dalla schermata Solver e vado a muovere a caso i miei colori. Li sto muovendo a caso senza una logica,
quindi veramente senza un perché, a questo punto dovrei andare a risolvere il cubo, ma non riesco a ricordarmi le mosse giuste, come devo andare a posizionare i colori per ottenere le facce complete, quindi vado un po' in stato di panico, mi sto innervosendo. A questo punto posso andare a fare risolvere il cubo all'applicazione. Allora, se io ho utilizzato il cubo sempre con l'applicazione collegata, lui sa a che punto sono, come sono disposti i colori in questo momento sul GoCube, quindi sa che movimenti farmi fare per andare a risolvere questo enigma. Però nel caso l'avessimo utilizzato senza l'applicazione, quindi ci siamo divertiti sul divano a fare varie cose destra sinistra perché volevamo provarci ma non ci siamo riusciti, ovviamente l'applicazione non sa più a che punto siamo con i colori, quindi dovremmo andare a dirgli come sono messi i colori sul GoCube. Questo se, come vi ho detto, non abbiamo utilizzato l'applicazione connessa mentre abbiamo smanettato con questo piccolo cubetto. Quindi andiamo a cliccare qua in alto a sinistra, facciamo Load GoCube State e vedete che ci viene sempre indicata i tre colori base, quelli in cui sono il punto di riferimento di qualsiasi cosa, quindi quello giallo, quello blu, quindi quello giallo, quello blu e quello arancio, che sono appunto quelli dove abbiamo la presa Type-C, e questi sono sempre i tre colori di riferimento per ogni partenza. Quindi mi dice che devo avere il blu davanti a me, il giallo con la presa Type-C sopra e l'arancio ovviamente da parte. E a questo punto vado a selezionare i colori come ce li ho in questa facciata, quindi vado a mettere il rosso da questa parte, il verde da questa, faccio avanti, giro il cubo anch'io manualmente, vado a mettere il verde, vado a mettere il bianco, vado a mettere l'arancio e vado a mettere il rosso, giro il cubo un'altra volta, vado a mettere il verde, vado a mettere il blu, vado a mettere il blu e vado a mettere il bianco, giro il cubo un'altra volta, vado a mettere l'arancio, vado a mettere il rosso e vado a mettere il bianco. A questo punto giro il cubo da questa parte, vado a mettere il giallo, giallo e rosso. Poi giriamo il cubo un'altra volta da questa parte e mettiamo il bianco, il giallo, l'arancio e il blu. A questo punto andiamo a fare Load Color GoCube e così lui ha memorizzato tutta la disposizione dei colori che ho in questo momento nel cubo. A questo punto andiamo a fare Solver. Vedete che ci fa vedere sempre i tre colori principali, o meglio la posizione dei tre colori principali, quelli dove abbiamo la presa Type-C, e mi dice che quello arancione deve essere messo in fondo alla mia sinistra, questa è la mano sinistra, e il giallo con la presa Type-C sotto. Quindi andiamo a fare Continue e vedete che mi dice che devo girare questo una volta, poi mi dice che devo girare questo una volta, poi mi dice che devo girare questo una volta, poi mi dice che devo girare questo un'altra volta, poi mi dice che devo girare questo un'altra volta, questo un'altra volta, poi mi dice che devo girare questo una volta e questo un'altra volta. E ragazzi, il cubo è fatto, avete visto, ha pure lampeggiato i LED all'interno, che il cubo è stato finito e l'applicazione ovviamente mi ha fatto vedere che l'ho finito. È logico che il divertimento non è farlo risolvere sempre dall'applicazione, però è anche vero che l'applicazione ci va comunque, se ragioniamo, quando ci fa fare i movimenti ci può insegnare la logica dei movimenti, e poi la potremo utilizzare magari anche a metà, nel senso che potremo magari utilizzarla solo fino a un certo punto e poi continuare da soli. E poi calcolate che secondo me questa versione 2x2 nasce per bambini e ragazzini, quindi avere un aiuto, per dire un bambino di 8-9 anni, un aiuto che gli può dare l'applicazione, sicuramente rende meno frustrante il cubo, perché riesce a capire che in realtà è possibile risolverlo, quindi non è che è irrisolvibile, quindi ok, mi arrendo, non lo risolvo, no, è possibile risolverlo, quindi l'applicazione ci porta a risolverlo, potremmo magari utilizzarla a metà, quindi magari farne un po' con l'applicazione e poi farli finire da soli o finire noi da soli, o andare fino alla fine e poi rifare da capo un'altra volta da soli, e poi utilizzando la funzione Accademia, secondo me è molto intelligente perché davvero ci fa capire la logica
dei movimenti per arrivare a fare i colori giusti per ogni faccia del cubo. Quindi ragazzi, secondo me è un prodotto, questo Go Cube, è veramente interessante, secondo me è un regalo bellissimo per bambini e ragazzini, perché porta davvero comunque i loro cervelli e le loro teste a ragionare in una logica che normalmente magari, soprattutto adesso che sono abituati a guardare tanti smartphone e tanti tablet, stanno un po' perdendo, mentre noi comunque magari non l'abbiamo sempre risolto il cubo, ma siamo cresciuti con lui e ragazzi siamo cresciuti bene. Devo dire che chi negli anni 80-90 ha utilizzato un cubo è cresciuto sicuramente bene. Ovviamente sto scherzando, crescono bene anche oggi, ma utilizzare qualcosa che fa spremere il cervello e che cerca di dare una logica in quello che si vuole fare è sicuramente qualcosa di utile e qualcosa che porta via magari ore di tempo di svago senza usare qualcosa di completamente elettronico, anche se qua un po' di elettronica c'è, ma non è uno schermo, è quello che normalmente utilizzano al giorno d'oggi bambini e ragazzini in maniera anche spropositata. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato la mia prova e la mia recensione di questo Go Cube 2x2, che poi c'è in versione anche 3x3, vi lascio qua sotto i link di Amazon in descrizione, vi sia piaciuto. Se l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per avere anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, spoiler delle location di dove vado a far volare tutti i miei droni. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, anche del Go Cube, se arrivano dei coupon sconto, dei codici sconto da inserire su Amazon o comunque delle offerte fatte da Amazon che riguardano lui, le trovate sicuramente nel mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.